Da poi tutto il lavoro che stiamo facendo eh, anche con tutti gli altri progetti legati alla sostenibilità. Non ultimo, vi ricordo anche il panel sulla sostenibilità eh, che, le, che faremo eh, durante i lavori della Biennale, quindi a Bologna il 25 mattina dalle 11.30 alle 13 in sala Rienzo a Palazzo Rienzo, eh, che è strutturato in due momenti diversi. Il primo momento continuiamo i lavori della task force di Lega Coppe, quindi eh, parleremo con delle imprese, con, mh, accentrando poi eh, anche rispetto all'applicazione SSRD e a tutte le criticità e potenzialità che può essere anche l'approccio dell'impresa cooperativa rispetto a, queste, eh, a questi standard, a queste richieste, a questi percorsi e anche cercando di capire dove la cooperazione può fare sistema e quindi dove possiamo anche prevedere dei momenti eh, comuni o anche dei tools che potremmo studiare e costruire quindi anche insieme. E poi ci sarà un, una mezz'ora eh, focalizzata sul lancio della seconda edizione del Copra di Sustainability Manager, eh, quindi avremo i nostri colleghi di Altis Università La, C La Cattolica, che è in partnership, e eh, anche lì quindi avremo poi dei momenti di approfondimento con degli ambassadors e, mh, per lanciare quindi questo uh, corso che si terrà poi nel 2025. Allora direi che diamo avvio un attimino ai, ai lavori. Oggi in questo ultimo incontro approfondiremo gli standard e SRS che riguardano la S, quindi la parte sociale, il sociale. E avremo un focus quindi su uh, la forza lavoro propria, i lavoratori nella catena del valore, comunità interessate, consumatori e utilizzatori finali. Quindi a questo punto io darei subito la parola ai nostri colleghi di SCS che come al solito ringrazio e mi dispiace che oggi non sono riusciti ad arrivare qui per i disagi ovviamente che l'Emilia Romagna sta vivendo insieme anche a altre regioni italiane. Per Effetto dei cambiamenti climatici e quindi di tutto quello che sta succedendo, e quindi ringrazio comunque Alberto Anselmo lì da Pancera, a voi. Grazie mille, Francesca, e buongiorno a tutti e a tutte, anche da, da parte mia. Eh, siamo, siamo collegati da Bologna, ma fortunatamente, insomma, a, a, al netto di qualche cantina cantina allagata. Eh, non, eh, non ci sono particolari, particolari danni. E, no, niente, siamo, siamo qui all'ultimo appuntamento di questo percorso, diciamo formativo e di sensibilizzazione su quelli che sono i nuovi standard prodotti eh, dall'EFRAC, gli standard di SRS eh, che si contestualizzano all'interno della direttiva CSRD. Eh, che, diciamo, coinvolge e coinvolgerà poi tutto il, il, il comparto cooperativo a partire dai prossimi, dai prossimi mesi e nel, poi nel, 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 prossimo, nel prossimo anno. Eh, vi ricordiamo che questo percorso ha previsto, eh, diciamo. Tre tappe, questa è la quarta e la, la tappa conclusiva all'interno delle, delle varie tappe, abbiamo approfondito eh, appunto gli, gli standard, ci siamo focalizzati in prima battuta su quelli che eh, sono i cosiddetti principi generali eh, degli standard ISRS, per poi entrare nel merito dei diversi standard tematici. Abbiamo affrontato lo standard della governance. Eh, lo standard ambientale con un particolare focus su eh, il, lo standard legato al cambiamento climatico che sappiamo essere particolarmente attenzionato poi da, eh, da tutte le, 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 politiche, le politiche europee, quindi sicuramente diciamo un'attenzione particolare in termini di, di disclosure richiesta alle imprese su, sul cambiamento climatico e sui piani di di transizione abbiamo diciamo sorvolato anche sugli altri standard ambientali legati all'inquinamento, all'acqua alla biodiversità e all'economia circolare, la gestione dei rifiuti oggi ci focalizziamo sugli standard sociali eh, anche qui diciamo eh, l'EFRAG ha previsto diversi standard tematici eh, un primo standard che riguarda la eh, workforce quindi la forza lavoro lavoro proprio che sarà un po' il focus principale del del workshop di oggi eh, andremo eh, anche a ragionare insieme a condividere le principali diciamo le principali richieste di informativa rispetto agli ulteriori standard sociali che riguardano i lavoratori della catena del valore le comunità interessate e i clienti e i, i consumatori finali. Ovviamente, soprattutto poi rispetto al, diciamo, al comparto cooperativo, particolare attenzione eh, daremo diciamo, rispetto, rispetto a, questo, a, questo, a questi standard, a queste tematiche sociali che insomma ben matchano con quello che è un po' eh, l'idea la, 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 e diciamo, la, 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 la struttura delle, delle delle cooperative quindi adesso senza voler eh, perdere troppo tempo entriamo subito nel merito come al solito apriamo con un rapidissimo sondaggio per comprendere eh, diciamo lo, lo stato dell'arte rispetto rispetto a, ai colleghi che, che sono qui presenti ai colleghi e le colleghe che sono qui presenti qui presenti oggi quindi eh, con una, una breve domanda volevamo comprendere eh, se appunto la vostra impresa rientra all'interno della, della direttiva o meno. Utilizziamo, utilizziamo menti, quindi potete inquadrare il QR code eh, con il telefono oppure eh, utilizzare il link che eh, Lidia ha. Um, ha inserito all'interno della chat, in alternativa andare sul sito menti.com e poi inserire, inserire il codice. Attendiamo qualche istante per ehm, diciamo, raccogliere, raccogliere le, vostre, le vostre risposte in modo poi da, da tarare meglio anche il dettaglio dei contenuti che andremo ad approfondire nei prossimi, nei prossimi minuti. Lidia, poi prendi tu direttamente la, 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 la parola una volta che insomma, abbiamo un, un numero minimo sì. di risposte così poi insomma vediamo insieme come si collocano allora siamo a 16 risposte magari vi condivido un attimo già i primi esiti Allora. Dovreste vedere, datemi conferma a breve. Sì. Ok, magari attendiamo ancora qualche istante, però diciamo che eh, principalmente. Abbiamo appunto imprese cooperative che rientrano in CSRD eh, da queste appunto prime, prime risposte. Diminuisce la quota del non so <ride> meno, al momento, meno male però insomma anche qui riprendiamo poi un attimo gli scaglioni ma giusto per, per, essere, per essere chiari il più possibile rispetto appunto a chi, a chi rientra eh, nella, nella direttiva. Allora, vado per un attimo alla presentazione. Ok. Giusto davvero di nuovo due, due parole rispetto all'entrata in vigore e, e le soglie dimensionali. Per chiarire anche in quest'ultimo appuntamento eh, chi appunto rientra in CSRD. In particolare eh, faccio riferimento alla seconda colonna, nel senso che in prima colonna vedete che di fatto rientrano quindi a partire da quest'anno. Quindi, diciamo. 2025 su 2024 rientrano in rendicontazione secondo CSRD le grandi imprese di interesse pubblico, quelle, quelle imprese che erano già in obbligo ehm, di DNF. Il secondo scaglione che invece è quello diciamo, che interessa principalmente ehm, la, la, la platea è appunto l'entrata in vigore per le, le imprese che abbiano più di 250 dipendenti. Uh -huh. uh, due diciamo due di tre dei tre criteri che sto che sto citando quindi più di 250 dipendenti ricavi netti superiori a 50 milioni attivo superiore a 25 milioni quindi come accennavo due dei tre criteri uh, e diciamo la l'impresa la, la cooperativa è, o, è obbligata a rendicontare secondo uh, CSRD e quindi standard di ESARES a partire dal 2026 sul 2025, quindi di fatto i dati relativi al, al prossimo anno. Eh, giusto due parole appunto di, di aggiornamento per chi eh, magari non era presente la scorsa volta, eh, che riguarda appunto il recepimento della, della normativa italiana: eh, è entrata in vigore anche a livello nazionale. Perché è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo 125, eh, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre e entrato in vigore il 25 settembre? Quindi, a tutti gli effetti, eh, tutti gli effetti insomma, eh, in Italia è stata, è stata recepita eh, la, la direttiva. Eh, due parole rispetto anche all'entrata in vigore per il sistema cooperativo, l'abbiamo approfondito eh, la scorsa volta grazie all'Ufficio Servizi Legislativi e Fiscali di Lega Coop, di fatto eh, anche le società cooperative rientrano in CSRD, quindi diciamo che le conclusioni rispetto appunto, alla, ai dubbi sul, sull'entrata in vigore per il sistema sono, non, insomma, non, non ci sono più e sono stati... Eh, Appunto, sono state ufficializzate. È stato ufficializzato che anche le cooperative rientrano appunto eh, nel, nel decreto. Fatta questa premessa, eh, due parole rispetto la, alla struttura degli standard per poi entrare appunto nel merito eh, dei, del dettaglio dei, dei quattro standard specifici dell'ambito dell sociale. Uh, la struttura degli standard uh, sociali, mh, se ricorderete appunto nel, nelle puntate precedenti abbiamo visto la struttura anche a livello ambientale di governance, uh, vedete che sostanzialmente rispetto allo standard sociale le quattro diciamo, fasi specifiche della, uh, della struttura che contempla governance, strategia, uh, impatti rischi, opportunità, metriche, target, è leggermente diversa perché non contempla eh, l'ambito di governance quindi tutto ciò che riguarda appunto ehm, ad esempio anche gli aspetti eh, se ricordate ambientali di, ehm, di gestione nel senso di ad esempio ehm, tutto ciò che riguarda ad esempio la premialità degli organi di governance rispetto ad obiettivi, eh, obiettivi ambientali in questo standard non c'è quindi abbiamo di fatto tre macro blocchi che riguardano la strategia, impatti rischi, opportunità, metriche e target. Rispetto all'ambito strategico, mh, due spunti appunto riguardo agli obblighi, agli obblighi di informativa, perché a livello trasversale vengono applicati ehm, gli SBM 2 e 3, adesso non entro nel merito, nel merito dei, dei codici, però riguardano sostanzialmente il coinvolgimento. Eh, dei, degli stakeholder, quindi l'impresa di fatto deve indicare appunto a livello trasversale nei quattro standard come sono stati presi in considerazione gli interessi e i punti di vista ehm, e i diritti de degli stakeholder. Quindi, rispetto appunto, ai portatori di interesse coinvolti, e ehm, l'integrazione degli impatti rischi e opportunità con la strategia e il modello di, di business. Quindi, l'impresa uh, dovrebbe rendicontare se e come gli impatti connessi agli stakeholder uh, identificati appunto ne negli standard uh, uh, siano appunto connessi alla strategia e al modello di impresa e uh, come siano state prese in considerazione le opinioni dei portatori di interessi nell'adattamento e nell'aggiornamento della strategia um, nel caso ovviamente lato, lato appunto eh, ingaggio dei portatori di interesse. Rispetto ai rischi e opportunità rilevanti, eh, derivanti scusatemi da, dagli impatti, eh, il tema è appunto capire anche in questo caso le dipendenze eh, dell'impresa rispetto appunto agli stakeholder e quindi come questi vanno ad interagire con la definizione di impatti, rischi e opportunità. Qui in questa tavola un po', un po' più nel dettaglio, trovate anche a livello eh, esemplificativo eh, appunto un, un dettaglio rispetto a come diciamo, la, la, lo standard chiede di rendicontare rispetto al coinvolgimento dei portatori di interessi e anche a chi si applica. Nel senso che, come vi accennavo in apertura, Uh, essendo trasversale, di fatto queste richieste si applicano sia ai lavoratori propri, quindi in S1, che agli S2, 3 e 4, quindi ai lavoratori lungo la catena del valore, alla comunità interessante e consumatori e utilizzatori uh, finali. Quindi è necessario descrivere come i portatori di interessi siano stati coinvolti e appunto modalità e finalità um, e, con cui appunto l'impresa tiene conto de degli esiti del coinvolgimento. Uh, entrando appunto nel, nello specifico, come accennava Alberto in apertura, uh, ci focalizziamo principalmente su S1, poi appunto andiamo nel dettaglio anche su S2, S3 ed S4, però partiamo da, da S1 che insomma considera la maggior parte dei, um, delle richieste appunto di, di rendicontazione. S1 che riguarda appunto la forza lavoro propria, poi vedremo... Cosa anche si intende con forza lavoro propria? Perché, come vi accennavamo anche la volta scorsa, è importante comunque tenere in considerazione le definizioni che forniscono gli standard perché ci aiutano anche a capire, eh, a meglio comprendere appunto le, le richieste. Rispetto a forza lavoro propria, abbiamo tre sottotemi che riguardano le condizioni di lavoro, le pari opportunità. Um, e altri diritti connessi al lavoro. Come vedete la struttura uh, in questo caso è di fatto è completa. Ricorderete che noi abbiamo appunto il tema, quindi S1, forza lavoro propria che poi si suddivide in sottotema e sottosottotema con diciamo sempre maggior granularità. Uh, nel caso appunto di uh, DS1 vedete che sia sottotemi che sottosottotemi sono di fatto completi. All'interno delle condizioni di lavoro abbiamo tutto ciò che riguarda la sicurezza occupazionale, l'orario di lavoro, il tema dei salari adeguati, il dialogo sociale, quindi l'interlocuzione um, anche diciamo, con, uh, a livello diciamo, ad esempio, di, di, di sindacati, la libertà di associazione esistenza di comitati aziendali, diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori. Poi ovviamente entriamo nel merito di, di, di tutti questi sottotemi. Sotto eh, tutto ciò che riguarda la contrattazione collettiva, eh, quindi l'applicazione della contrattazione collettiva sulla forza lavoro propria, per entrare poi nell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e il tema della salute e sicurezza. Parità eh, di trattamento e di opportunità per tutti. Qui ovviamente entriamo appunto nel merito eh, de de della parità, per cui abbiamo tutto ciò che riguarda la parità di genere, parità di retribuzione per lavoro di pari valore, formazione e sviluppo delle competenze, occupazione e inclusione delle persone con disabilità, eh, misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro e tutto il tema appunto o versiti. Per chiudere con gli altri diritti connessi al lavoro che riguardano di fatto lavoro minorile, lavoro forzato, alloggi adeguati e privacy. Adesso eh, l'S2 lo vediamo successivamente, però anche a occhio vedete che sostanzialmente l'S2 ripercorre eh, i, i, i sottotemi e i sottosottotemi di S1, ma è focalizzato non sulla forza lavoro propria, ma sui lavoratori nella catena del valore, quindi di fatto sono diciamo sottotemi e sottosottotemi speculari, ma che hanno un focus eh, diverso, per cui da un lato parliamo di lavoratori appunto della eh, diciamo a controllo dell'impresa, dall'altro lato invece lavoratori nella catena del valore. Poi vedremo che però a livello di richieste specifiche sui sottotemi in particolare sui sottosottotemi ehm, cambia appunto soprattutto rispetto alle, alle metriche e ai target per cui S1, la forza lavoro propria, ha dei dettagli eh, soprattutto quantitativi molto più specifici rispetto a, alla forza lavoro nella catena del valore, ai lavoratori nella catena del valore. Um, ecco, come, eh, come vi accennavo, eh, partiamo dalle definizioni perché ci aiuta a definire bene anche un po' diciamo il perimetro o comunque l'ambiente in cui ci stiamo muovendo questo perché perché con forza lavoro propria ehm, lo standard non intende solo i lavoratori dipendenti e questo è un primo punto eh, rilevante nel senso che con forza lavoro propria vedete vado proprio a leggere la definizione si intendono l'insieme delle persone che hanno un rapporto di lavoro con l'impresa e quindi diciamo i cosiddetti lavoratori dipendenti e dei lavoratori non dipendenti che possono essere singoli contraenti che forniscono manodopera all'impresa, quindi parliamo ad esempio di lavoratori autonomi, oppure lavoratori messi a disposizione da imprese che esercitano principalmente attività di ricerca e selezione e eh, fornitura di personale. Quindi in questo caso parliamo di eh, dipendenti ad esempio eh, di... Mh, eh, di, di società appunto che forniscono attività di ricerca e di selezione e quindi eh, dipendenti non propri, cioè non dipendenti dell'impresa ma che comunque risultano eh, di fatto a controllo eh, de dell'impresa anche se non risultano dipendenti eh, a lei stesso. c'è poi un dettaglio appunto sui lavoratori non dipendenti che specifica che la forza lavoro proprio dell'impresa comprendono sì, i singoli che forniscono manodopera all'impresa, prendo un po' quello che dicevamo prima, parliamo di lavoratori autonomi, sia appunto eh. da imprese, come dicevamo prima, che forniscono attività di ricerca, selezione e fornitura del personale. Um, ecco, come cioè, questo diciamo nota bene, riguarda principalmente... Eh, quello che ci dicevamo prima, cioè l'applicazione eh, dell'SBM2 e dell'SBM3, quindi diciamo, a livello trasversale, quello che accennavo in apertura rispetto al coinvolgimento dei portatori di interesse eh, nella definizione o comunque nella ehm, appunto mh, il loro coinvolgimento rispetto agli impatti, rischi e opportunità e come poi le eh, le. le gli esiti dell'ingaggio vadano a, ad integrare eh, le strategie dell'impresa in termini di gestione degli stessi quindi questo ricordiamocelo sempre che appunto è trasversale rispetto a tutti gli standard sociali che, che vediamo entrando in verticale sulla forza lavoro propria eh, vedete che abbiamo eh, 17 obblighi di informativa quindi è eh, uno standard eh, piuttosto corposo eh, abbiamo eh, come ci dicevamo in apertura un tema eh, appunto strategico eh, di, di SBM2, SBM3 scusatemi se mi ripeto ma insomma è per, per richiamare sempre un po' questa attenzione ai portatori di interesse che sono molto presenti a livello appunto dello standard sociale ed entriamo poi nella, ehm, invece nella, nella gestione degli impatti, dei rischi, delle opportunità in, e partiamo appunto da S1.1 che vedete riguarda appunto le policy relative alla forza lavoro propria poi vedremo entrando nel merito delle politiche che um, si parla anche spesso di uh, politiche relative poi alla tutela ad esempio dei diritti umani e le stesse politiche insomma, possono essere diciamo uh, replicate a livello uh, degli, degli altri standard sociali Soprattutto quindi, eh, partendo da, dall'S2, dalla, dai lavoratori della catena del valore e anche gli altri standard, però diciamo che rispetto poi alla politica, entriamo nel merito eh, successivamente, ma possono essere poi applicate anche agli altri, agli altri standard eh, sociali, rispetto ai contenuti. Eh, nel caso poi dello standard sociale, abbiamo eh, due processi che riguardano. Il, il primo è il coinvolgimento dei lavoratori propri e dei rappresentanti dei lavoratori in merito agli impatti, quindi anche qui vedete che eh, si interloquisce molto, sia, insomma, viene richiesto interloquire sia con i lavoratori propri che poi con i rappresentanti dei lavoratori, quindi c'è sempre eh, appunto una, un coinvolgimento dei, dei portatori di interesse eh, piuttosto, piuttosto elevato. E abbiamo poi un processo, una richiesta di disclosure rispetto al processo per porre rimedio agli impatti negativi e ai cosiddetti canali che consentano ai lavoratori, ai lavoratori propri di sollevare preoccupazioni. Poi anche qui entriamo un po' nel merito, però quello che richiede lo standard è appunto di, um, di rendicontare se ci siano dei canali e quali siano in cui sia... Eh, i lavoratori propri eh, possano appunto ehm, sollevare delle preoccupazioni o eh, appunto fare ehm, portare diciamo delle, delle, delle problematiche rispetto a, ai, temi, eh, ai temi coinvolti appunto da, da S1, poi vedremo che eh, la stessa richiesta avviene anche per i, i lavoratori appunto lungo la catena del valore, quindi diciamo che i canali eh, in cui poter esprimere e sollevare preoccupazioni riguarderanno non solo la, la forza lavoro propria, ma anche appunto i lavoratori lungo la catena del valore. Um, si passa poi, a, appunto, alle, alle azioni, quindi agli interventi che l'impresa eh, può mettere in atto per la gestione degli impatti rischi e opportunità e poi entriamo diciamo più nel dettaglio quantitativo in cui andiamo a vedere le, quelle che sono appunto le, le richieste connesse agli obiettivi eh, che ci si pone appunto rispetto alle, alle tematiche ehm, e alla gestione degli impatti negativi o al potenziamento degli impatti positivi, per poi andare a vedere tutte quelle che sono appunto le i target e le metriche uh, quantitative delle caratteristiche dei dipendenti, dei lavoratori metriche connesse a diversità salari adeguati e quant'altro vedete che anche qui sono, uh, sono numerose per cui uh, poi insomma le, le vedremo giusto uno, un appunto rispetto a, all'S1 che riguarda uh, il phase in ossia il fatto che per le imprese, eh, questo è, è importante: per le imprese che hanno meno di 750 dipendenti, è previsto un phase-in di un anno per tutti gli obblighi di informativa dell'ISRS degli S1. Eh, ecco, giusto per riprendere un attimo il discorso, eh, S1, come gli altri standard, eh, è sottoposto a materialità per cui va rendicontato se risulta appunto una tematica material, va da sé che, insomma, S1 tendenzialmente eh, direi che risulta sostanzialmente material, eh, direi per, per tutte le imprese. C'è comunque appunto questa, questa possibilità di phase-in per le imprese con meno di 750 dipendenti, che diciamo può essere utile forse anche principalmente sugli aspetti quantitativi, eh, su, sui dati appunto complessi da, da raccogliere e quindi per la, diciamo, strutturare l'impresa anche eh, adeguatamente per, per la rendicontazione. Ecco, entrando... Non si sente Lidia? Lidia non, Lydia, ti, non sentiamo. ti sentiamo bene. Adesso proprio non, non ti sentiamo. Oh, ah. no? no? Ah. Secondo me è un problema di auricolari. Prova magari a. adesso? sì, ora, adesso sì. Sì. ora ah, sì ok, ok, magari vai, provo, <ride> ditemi poi se ci sono altri, altri problemi. Allora, ehm... sì, ecco, stavo, stavo dicendo, eh, per S1 eh, vi riportiamo anche in apertura, eh, appunto prima dei, dei vari approfondimenti gli MDR ossia i requisiti minimi di informativa che si applicano alle politiche alle azioni, ai target e alle metriche e sono anche in questo caso trasversali ma giusto due parole perché così riprendiamo appunto il, il flusso anche rispetto alle, alle puntate precedenti i requisiti minimi di informativa in questo caso delle politiche eh, contemplano quelli che sono appunto ehm, Diciamo i contenuti minimi che una politica eh, deve avere, in particolare, eh, rispetto appunto alle policy, si richiede una descrizione dei contenuti principali rispetto alla politica, inclusi gli obiettivi, a quali impatti rischi e opportunità rilevanti, si riferisca, e il processo di monitoraggio. Eh, viene richiesto poi l'ambito della politica eh, e qui Richiamo un po' anche quello che, che, che accennava in apertura, ossia a chi eh, e, e a che fasi, diciamo, della catena del valore si applica la politica, nel senso che all'interno appunto della policy viene richiesto di specificare. Ehm, le, a chi appunto si, si applichi questo lo dico perché cioè può succedere magari anche per le imprese che hanno già delle politiche anche dei sistemi di gestione eh, in apertura delle politiche tendenzialmente appunto viene viene specificato il campo di applicazione e e, e in questa fase appunto può uh, può essere utile capire appunto uh, chi viene applicata per prevedere eventualmente un'integrazione di altre, ehm, di altre realtà magari escluse precedentemente, quindi eh, altri soggetti o attori della catena del valore, altre aree geografiche o gruppi eh, di interessi coinvolti, insomma questo per, per darvi eh, un input rispetto appunto all'ambito di applicazione della politica. Eh, deve esserci poi eh, il massimo livello dirigenziale. Responsabile dell'attuazione della politica, eh, il riferimento se pertinente a norme e iniziative eh, che l'impresa si impegna a rispettare, eh, la descrizione di come, i di, inter... di come gli interessi dei portatori di interessi vengano presi in considerazione nella definizione della politica e la messa a disposizione della politica verso appunto i... gli stakeholder. Quindi questo a livello trasversale sono i contenuti minimi che le politiche devono, devono avere. Um, rispetto appunto alle, alla politica o alle politiche relative alla forza lavoro propria, come dicevamo l'impresa in questo caso descrive all'interno della dichiarazione della, del report le politiche uh, adottate per gestire appunto impatti rischi e opportunità rilevanti vedete poi che eh, il dettaglio entra nel merito appunto anche di eh, magari eh, specifiche politiche che vengono richieste nello specifico qui vi abbiamo riportato un focus appunto sulla eh, sulla politica dei diritti umani che era un po' quello che vi accennavo appunto anche in apertura ehm, in quanto appunto viene chiesto che l'impresa descriva i propri impegni in materia di Uh, di politiche relative appunto ai, ai diritti umani pertinenti per la forza lavoro propria, uh, compresi i processi atti a verificare l'osservanza dei principi delle Nazioni Unite. Quindi c'è una, una connessione appunto con, uh, con le Nazioni Unite rispetto, rispetto ai diritti umani uh, e alla gestione uh, rispetto appunto a forza. A, a lavoro forzato e lavoro minorile. Uh, in questo caso chiede appunto di specificare anche l'approccio dell'impresa rispetto uh, ai diritti umani dei propri lavoratori, il coinvolgimento dei lavoratori e le misure volte a porre rimedio uh, appunto agli, impatti, agli impatti negativi. Um, questo appunto per quanto riguarda uh, le politiche rispetto ai diritti umani. Uh, ci sono poi diciamo, um, degli elenchi rispetto ad ulteriori politiche che possono, che possono essere uh, definite diciamo, dall'impresa che riguardano. Uh, appunto la politica di prevenzione rispetto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, uh, politiche connesse alla diversity inclusion, quindi di prevenzione uh, ed eliminazione della discriminazione um, e diciamo in ultima istanza chiede di rendere noto se l'impresa eh, abbia assunto impegni politici appunto relativi, relativi all'inclusione o appunto azioni positive per persone appartenenti a gruppi eh, a rischio o vulnerabilità. Questo diciamo a livello di, di politiche. Poi, come, come vi accennavo, eh, ci sono eh, in appendice un elenco di eh, politiche non esaustivo che spiega un po' appunto quelle che possono essere le, le policy da da attivare rispetto agli impatti, rischi e opportunità, perché ricordiamoci che è sempre connesso alla gestione di impatti, rischi e opportunità rilevanti dell'impresa e che possono essere appunto eh, utilizzate. Rispetto ai, ai processi di coinvolgimento, eh, come vi, vi accennavo, appunto il, la richiesta dello standard è quella di indicare Uh, i processi uh, che vengono messi in campo appunto per il coinvolgimento dei lavoratori propri e dei rappresentanti dei, lavori, dei lavoratori sempre in merito a, appunto agli impatti rilevanti uh, che siano effettivi o potenziali sulla forza, sulla forza lavoro propria. Quindi sostanzialmente in questo caso la richiesta dello standard è quello di uh, appunto uh, chiedere all'impresa di restituire come, quindi in che modo, le, uh, i feedback della forza lavoro, uh, quindi della propria forza lavoro, abbiano uh, orientato o orientino le decisioni dell'impresa nella gestione degli impatti rilevanti. E in questo senso chiede anche di indicare uh, se diciamo i lavoratori propri sono stati cioè, le modalità con cui sono stati eh, coinvolti appunto i lavoratori propri, quindi se direttamente o tramite rappresentanti, con che frequenza, eh, la modalità, le fasi di, di coinvolgimento, eh, la funzione, il ruolo di chi assicura. Il coinvolgimento e quindi poi orienta poi l'approccio uh, dell'impresa. Uh, se esistono uh, accordi con i rappresentanti dei lavoratori per il rispetto dei diritti umani, uh, e appunto se ne viene compresa poi la, la, la prospettiva, uh, e uh, come viene valutata l'efficacia uh, del coinvolgimento e i risultati ottenuti. Quindi, questo un po' Uh, quello che viene richiesto appunto da, dal processo. Vedete che, come vedavamo anche prima appunto, è molto focalizzato sul coinvolgimento e l'interlocuzione con uh, la forza lavoro propria che è appunto diciamo lo stakeholder di questo, uh, di questo standard. Um, L'ultimo tema legato appunto al processo è... Uh, è come vedevamo in apertura, il processo dedicato al diciamo al porre rimedio agli impatti negativi e i canali che consentono appunto di, di sollevare preoccupazioni. Allora, anche se magari in, in un ambiente diverso, però diciamo che tendenzialmente siamo nell'ambito ehm, esemplificativo del whistleblowing. Ok, quindi. Quello che chiede lo standard è di descrivere quelli che sono i processi che l'impresa predispone, per porre rimedio rispetto agli impatti negativi, anche per eh, cioè come diciamo, eh, ascolta la propria forza lavoro per appunto eh, gestire e mitigare eh, questi impatti. Nello specifico, appunto, chiede di uh, dare disclosure sulle modalità, quindi sui canali che l'impresa mette a disposizione uh, della forza lavoro proprio appunto per sollevare, uh, sollevare preoccupazioni e ovviamente poi come queste uh, vengano, vengano trattate da, dall'impresa. Quindi, da un lato uh, l'impresa è chiamata a descrivere come appunto pone rimedio agli impatti negativi. Uh, i canali che vengono uh, attivati per appunto le comunicazioni sia della forza lavoro proprio che poi come, come ci dicevamo anche eventualmente di, di enti terzi uh, per appunto sollevare preoccupazione uh, viene richiesto poi di uh, dare disclosure rispetto uh, alla, alla valutazione uh, Diciamo de dell'accesso da parte dei lavoratori a questi canali e ne descrive diciamo, i meccanismi eh, anche di gestione, come ci dicevamo prima, de dei reclami, eh, le modalità con cui assicura la disponibilità e l'efficacia dei canali, quindi appunto eh, quanto e come un, eh, un portatore di interesse ha disponibilità ad accedere quanto funzionino appunto questi, questi canali e eh, ne valuta anche e chiede anche di valutare la consapevolezza dei lavoratori sulla disponibilità eh, degli stessi e le policy che vengono attivate per la, la protezione appunto, de degli informatori. Eh, anche in questo caso, un po' come, eh, come nel, appunto, nel, nelle altre richieste di disclosure, se eh, l'impresa non dispone del canale... Comunica che non ha appunto a disposizione eh, questa tipologia di, eh, di iniziativa eh, e eventualmente, appunto, se e quando eh, ha intenzione, appunto, di, di attivarla. Chiudo appunto l'ambito la, appunto processi. Eh, e politiche e entriamo un po' nel merito invece delle, delle azioni quindi delle attività anche in questo caso eh, davvero no, non mi soffermo però ci sono i requisiti anche in questo caso i requisiti minimi di informativa eh, vengono esplicitati e vengono applicati per le iniziative appunto per le, per le azioni rispetto all'ambito sociale eh, con azioni intendiamo azioni intraprese piani di azione Attuati appunto al fine di eh, garantire che l'impresa raggiunga i propri obiettivi prefissati e ehm, le, diciamo, le decisioni eh, volte a sostenere eh, gli obiettivi con le risorse finanziarie umane e tecnologiche a disposizione. Quindi, a livello di azioni, quello che viene richiesto è appunto un elenco delle principali azioni attuate pianificate e anche con, diciamo, disclosure rispetto ai risultati attesi dalle stesse. Anche in questo caso si parla sempre di un ambito di applicazione delle, uh, delle azioni attuate, quindi verso chi vengono, vengono applicate le azioni, gli orizzonti temporali entro i quali l'impresa intende portare a termine le, le, le azioni uh, elencate, uh, le principali azioni attuate. Rispetto al porre rimedio ai danni arrecati, eh, le informazioni quantitative e qualitative riguardanti i progressi delle azioni, eh, e la quantificazione, come dicevamo, delle, delle risorse finanziarie. Quindi, questi sono un po' appunto i requisiti minimi di informativa. Rispetto alla richiesta dello standard. Mm, e anche qui vedete che appunto c'è eh, poi uno screenshot rispetto ad un esemplificativo, l'impresa eh, di fatto indica il modo in cui eh, interviene per affrontare gli impatti rischi opportunità, eh, quello che viene chiesto di fatto è eh, una descrizione delle azioni preventive e mitigative per contrastare gli impatti negativi, e dei dettagli rispetto alla modalità di intervento per rimediare gli impatti negativi uh, e appunto iniziative volte a generare benefici positivi per, per i lavoratori. Um, non so se vedete mh, bene lo screenshot, però sostanzialmente uh, vedete che uh, nelle, nelle colonne vengono affiancati Diciamo i, i, i portatori di interessi coinvolti dalla pianificazione. Quindi nel, prendo, la, eh, eh, prendo appunto l'esempio le, della, della prima colonna si ha a che fare con tutti i dipendenti dell'impresa. Vengono poi citati gli impatti, i rischi e opportunità eh, relativi appunto a, a, quel a quel determinato portatore di interesse, e abbiamo in ultima colonna sostanzialmente i metodi. Che l'impresa si è uh, che, che l'impresa ha adottato per gestire rischi uh, e opportunità, impatti rischi e opportunità. Quindi, uh, ad esempio, a livello diciamo di, di, di metodi, uh, sono pre prendo la, la, la terza riga. Uh, relativa al work-life balance, uh, l'impresa in questo caso uh, ha definito di diciamo, attivare uh, dei sistemi di, uh, di benefit per i suoi dipendenti e uh, una strategia, appunto, uh, degli obiettivi connessi alla propria strategia eh, ISG che possa appunto essere a favore di iniziative di, di work-life balance. Quindi vedete che sostanzialmente, sempre a livello abbastanza alto, però l'impresa eh, individua una serie di, eh, di azioni da poi da, da attivare al fine appunto della, della gestione degli impatti di rischi e opportunità che ha, che ha evidenziato. Connessa alle azioni, perché appunto, come ci dicevamo, eh, la, la richiesta dello standard è quella comunque di avere eh, dei, diciamo, dei, dei, dei quantitativi a supporto per il monitoraggio delle, eh, delle azioni e quindi per effettivamente verificare che diciamo, eh, ci sia coerenza tra eh, gli impegni che vengono che vengono dichiarate e eh, dichiarate poi appunto l'effettivo eh, funzionamento degli stessi, eh, lo standard eh, S1 richiama appunto degli obiettivi, anche in questo caso mh, gli obiettivi sono, eh, contemplano dei requisiti minimi di informativa eh, che appunto eh, riguardano diciamo, la, la, la tipologia eh, di obiettivo che l'impresa Uh, si deve si deve porre quindi le informazioni rispetto uh, all appunto all'obiettivo quantitativo e alla sua connessione con gli obiettivi delle politiche uh, la tipologia appunto mh, di obiettivo nel senso di uh, diciamo mh, se l'obiettivo è appunto assoluto o relativo, quindi se eh, poi ci sono appunto delle, delle unità di misura che vengono utilizzate per, eh, per, per, per raggiungere l'obiettivo stesso, eh, il fatto che debba essere appunto eh, quantitativo e che quindi ci siano dei traguardi e degli obiettivi inter intermedi e appunto metodologie eh, utilizzate per la definizione degli obiettivi. Poi appunto anche qui vado, vado veloce per, per evitare di, di tediarvi. Um, anche in questo caso appunto gli obiettivi per la gestione degli impatti negativi eh, e degli impatti positivi vengono riportati appunto uh, a livello di, di rendicontazione. Um, quindi uh, l'impresa diciamo è chiamata a descrivere il processo di definizione degli obiettivi uh, includendo appunto... Come ci dicevamo anche in apertura, si è interagito con la forza lavoro propria e i suoi rappresentanti per la definizione degli obiettivi, eh, il monitoraggio delle prestazioni rispetto agli, agli stessi. Uh, e l'individuazione di appunto uh, insegnamenti o miglioramenti derivati dalle prestazioni dell'impresa anche qui vedete a livello proprio esemplificativo uh, l'impresa si è posta uh, l'obiettivo c'è un timing rispetto al, a quando prevede di raggiungere l'obiettivo stesso e le metriche quantitative di, di definizione um, della, appunto del, dell'obiettivo Uh, entrando nel merito de delle metriche, quindi diciamo la parte più, più quantitativa, anche qui vado, vado insomma, veloce, le il prima, la prima richiesta dello standard riguarda le caratteristiche dei dipendenti dell'impresa. Uh, qui insomma vedrete che in parte poi per chi ha già utilizzato il GRI rispecchia un po' le richieste, pur con qualche, con qualche modifica, però appunto uh, richiama un po' quelle che erano le. Le richieste della, dello standard eh, GRI, per cui viene richiesto eh, il numero di dipendenti suddivisi per genere per paese, la tipologia di contratto, eh, cioè il numero di, di dipendenti per tipologia di contratto, genere e paese, eh, e il numero di dipendenti che hanno lasciato l'impresa e, e, appunto, il, il, tasso, il tasso di turnover. In alcuni casi, come appunto nel caso del tasso di turnover, specifica anche le modalità con cui, uh, con cui attraverso cui calcolarlo. Stessa cosa si replica appunto per le caratteristiche dei lavoratori non dipendenti in cui si chiede di fornire appunto il numero totale degli stessi, eh, in questo caso il dettaglio che viene richiesto riguarda la tipologia eh, più comune dei lavoratori non dipendenti e il rapporto che gli stessi appunto hanno, hanno con l'impresa, quindi un po' come ci dicevamo prima, eh, parliamo ad esempio di lavoratori autonomi, eh, lavoratori distaccati o quant'altro, in questo caso si chiede appunto di dare disclosure rispetto alle tipologie più, più comuni. Uh, L'S8 richiede appunto la copertura della contrattazione collettiva e il dialogo sociale, in questo caso parliamo un po' appunto come, uh, come richiedeva il GRI al, rispetto alla percentuale di dipendenti coperti da contratti collettivi. Uh, L'eventuale appunto esistenza di contratti collettivi all'interno uh, del... Diciamo de dell'Europa e la percentuale di dipendenti coperti eh, per paese con almeno 50 dipendenti, che rappresentano il 10% del totale di dipendenti. Eh, quindi anche qui parliamo appunto di copertura rispetto alla contrattazione collettiva. Abbiamo poi il tema legato alle metriche connesse alla diversity, eh, in cui viene chiesto appunto all'impresa all di dare disclosure rispetto eh, alla distribuzione di genere in numero e percentuale a livello di alta dirigenza e poi la distribuzione per, dei dipendenti per fascia d'età in numero e percentuale. Quindi anche qui si riprende un po' eh, appunto i, il gerai rispetto alla, alla distribuzione appunto per, per genere. Um... Il, il, L'S10 riguarda appunto il tema dei salari adeguati, in questo caso l'impresa comunica se i suoi dipendenti percepiscono un salario adeguato secondo i parametri di riferimento. Ecco, rispetto a questo tema ehm, nella nota vedete appunto il dettaglio eh, che riguarda appunto eh, il fatto che l'impresa determina se i propri salari sono adeguati considerando il salario più basso e che è calcolato appunto per categoria di retribuzione più bassa escludendo i tirocini e gli apprendisti. Um, il salario adeguato di riferimento utilizzato ai fini del confronto con il salario più basso um, è diciamo il salario collegato al salario minimo stabilito in conformità alla direttiva europea uh, che tutti gli stati membri dovrebbero, dovranno recepire eh, entro il 15 novembre 2024. Nel frattempo, quindi nel momento in cui comunque venga recepita la, uh, la direttiva, l'impresa utilizza come riferimento il salario minimo uh, di uno stato membro con uno status socio-economico analogo uh, o appunto norme internazionali comunemente accettate. Quindi questo è un po', eh, diciamo, ad oggi la, eh, lo stato rispetto ai, appunto, ai salari, alla rendicontazione sui salari adeguati. Rispetto alla protezione sociale, eh, anche qui vado, vado abbastanza veloce, quello che viene richiesto è che l'impresa comunichi se i dipendenti sono coperti da protezione sociale contro appunto, la perdita eh, del reddito dovuta ad eventi importanti della vita. Uh, quindi uh, ad esempio uh, l'impresa comunica se i dipendenti sono coperti uh, contro perdita del reddito ad esempio dovuta a malattia, disoccupazione, infortuni sul lavoro, disabilità acquisita, ac acquisita congedo parentale, pensionamento quindi anche qui diciamo for vengono forniti degli esempi su cui l'impresa è chiamata appunto a, a comunicare la protezione, la protezione sociale in merito. Um, persone con disabilità, anche in questo caso l'impresa è chiamata appunto a comunicare la percentuale di persone con disabilità presenti tra i suoi dipendenti, fatto salvo restrizioni giuridiche in materia appunto di, di raccolta dati, uh, e può indicare uh, la percentuale di dipendenti con disabilità percentuale. Per la percentuale di dipendenti con disabilità, precisando eh, appunto a livello volontario una ripartizione, ripartizione per, per genere. Eh, entrando nel merito delle metriche per la formazione e sviluppo delle competenze, anche qui per chi è già, eh, ha già utilizzato i GRI vedete che è sostanzialmente abbastanza simile nel senso che l'impresa comunica la percentuale di dipendenti che hanno partecipato a revisioni periodiche delle prestazioni dello sviluppo della carriera quindi diciamo feedback eh, periodici eh, ripartiti appunto per genere e eh, a livello facoltativo per categorie di inquadramento e poi abbiamo il, il dato rispetto alla... Al numero medio di ore di formazione per genere per dipendente, quindi anche qui vedete appunto si richiama eh, molto similmente a quanto richiesto da, dal GRI. Anche sulla salute e sicurezza, eh, la richiesta appunto è di dettaglio e anche in questo caso è molto simile appunto alle richieste dello standard precedenti. Uh, viene chiesto appunto di comunicare la percentuale dei lavoratori coperti dal sistema di gestione della salute e sicurezza, il numero di decessi e infortuni sul lavoro dei dipendenti uh, e degli altri lavoratori e casi e, e giornate perse per, per malattia chiaramente con, connessa al lavoro. Anche in questo caso, poi ci sono uh, altre disclosure facoltative che possono riguardare. Eh, malattie e giornate perse per lavoratori non dipendenti informazioni rispetto ad audit certificazioni di sistemi di gestione eh, e casi di malattie connesse al lavoro appunto eh, notificate e individuate durante il periodo di, di riferimento e rispetto alle metriche equilibrio eh, tra vita professionale e vita privata eh, anche in questo caso l'obbligo riguarda la comunicazione rispetto alle percentuali di dipendenti con diritto a congedi per motivi familiari eh, e la percentuale di dipendenti aventi diritto che hanno usufru usufruito eh, dei congedi appunto per motivi familiari eh, con ripartizione, ripartizione per genere. Rispetto alla retribuzione. Eh, Ecco, in questo caso rispetto al GRI c'è eh, diciamo una, una, una variazione metodologica, quello che viene chiesto eh, dallo standard di ESRS è il divario retributivo di genere eh, che viene definito eh, di fatto come la, la differenza appunto, tra i livelli retributivi medico risposti ai lavoratori di sesso femminile con quelli di sesso maschile, quindi è una, diciamo, un, um, un divario complessivo. Uh, in secondo luogo, viene poi richiesto uh, il rapporto tra la remunerazione della persona che percepisce il salario più elevato uh, e la remunerazione mediana di, di tutti i dipendenti, escludendo la persona appunto con, con il salario più elevato. Quindi, anche in questo caso, vedete che un po', diciamo, viene, viene modificata uh, appunto per chi conosce già il, il GERAI uh, la modalità di definizione uh, della, del divario retributivo. E, e viene resa appunto eh, in, ottica, in ottica complessiva quindi senza una differenziazione per, per ruolo o per inquadramento ultimo aspetto che riguarda appunto eh, le metriche eh, di s1 eh, siamo nell'ambito di incidenti denunce e impatti gravi in materia di diritti umani quindi qui entriamo appunto nell'ambito del eh, dei diritti umani e l'impresa in questo caso è tenuta a comunicare eh, il numero totale di episodi di discriminazione, comprese le molestie segnalate nel periodo di riferimento, eh, il numero di denunce presentate tramite i canali predisposti, quindi si connette di fatto i processi che vedevamo in apertura. L'importo di ammende, sanzioni e risarcimenti risultanti da, dagli episodi uh, che si sono verificati uh, deve dare disclosure se si sono verificati incidenti gravi in materia di diritti umani connessi alla forza lavoro propria, indicando quanti costituiscono violazioni dei, uh, dei principi guida uh, del, dell'ONU, dichiarazioni ILO, linee guida dell'Ocse. Uh, e se non si sono verificati incidenti chiaramente l'impresa ne, ne dà comunicazione. Basta, mi, mi fermo, non so se, se ci sono delle domande, mi rendo conto che ci sono molte informazioni, però ecco, mh, avevamo appunto piacere di darvi una, una view complessiva. Sì, grazie Lidia, intanto vediamo se arrivano delle domande domande legate alla normativa, se posso. Prego Elisa. Dunque, innanzitutto grazie. Eh, una domanda un po' più tecnica. Io ho visto che la normativa, eh, dato che si rivolge anche a azieni, aziende di tipo internazionale, ovviamente ha uno sguardo più ampio. Però nel momento in cui ci eh, sono dettagli legati alle regioni, mi indicato ad esempio rispetto alla forza lavoro, Bisogna intendere come suddivisione regionale intesa come multinazionali, quindi regioni macro-regioni, oppure nel nostro caso regioni anche a livello nazionale, quindi a distinzione della forza lavoro anche per regioni in Italia, niente da dire. Questa è una prima domanda. E la seconda invece rispetto al quadro normativo complessivo, soprattutto nel S1-11 veniva fatto riferimento alla protezione sociale, quindi tutto il tema... Eh, legate ai riferimenti nazionali, dobbiamo ogni volta fare un raffronto di tipo nazionale con la normativa, quindi esplicitare quella che è la normativa nazionale eh, per tutti i punti in cui si entra nel merito? Oppure, anche rispetto ai diritti umani, esplicitare quelli che sono i parametri ONU? Oppure fare un dettaglio legato all'organizzazione? Questi sono un po' i due dubbi che ci eravamo appuntati per ora. Ma eh, provo, provo, provo ah, a vale. rispondere io. Mi sentite? Sì, 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 ah, sì ottimo. Sì. Ottimo. Ma allora la, la, la premessa è che lo standard è uno standard appunto come, come poi anticipavi, eh, scritto per tendenzialmente realtà di tipo industriali. <ride> E, eh, tendenzialmente delle grandi imprese quindi anche il concetto di region secondo me è stato tradotto un po così ma io su questo eh, mi, mi, mi baserei anche un po su quelle che erano le, le rendicontazioni che venivano fatte lato cioè in passato diciamo che tendenzialmente qualora l'azienda dovesse operare in più eh, contesti geografici anche all'interno dello stesso dello stesso paese Probabilmente lo spaccato per, per area geografica dovrebbe essere, dovrebbe essere di contatto. Poi è un, è, un primo, è un primo esercizio, quindi vediamo un po' anche come si tareranno le varie, le varie imprese. Però in teoria, in teoria sì. Poi, invece, sull'altro sull punto puoi, puoi ripetere per favore la, la domanda? Che non, non so se ho, se ho colto bene il senso. Sì, innanzitutto grazie. Eh, ad esempio si vede a video protezione sociale, il focus dice l'impresa comunica se tutti i dipendenti sono coperti da protezione sociale mediante programmi pubblici o prestazioni offerte dall'impresa. Ecco, questo è un caso ad esempio. Però eh, quando si fa riferimento ai programmi pubblici vanno esplicitati quelli che sono, mi viene da dire ad esempio, la tematica della disoccupazione, via dicendo, a livello nazionale oppure si può tralasciare partendo dal presupposto che si fa riferimento al quadro normativo italiano e quindi si fa un focus più diretto legato alle politiche in essere relativamente all'azienda? Ok, Chia chiaro anche questo secondo punto, direi che ehm, il, quel, quello che stiamo, stiamo in qualche modo verificando è che... Ovviamente anche qui vale il discorso che si faceva prima, lo standard è uno standard generico a livello europeo, a livello nazionale vi è un contesto normativo ben, ben specifico rispetto diciamo, alla, alla questione lavoratori, quindi eh, diciamo quello che si potrebbe fare, quello che riteniamo può, può essere più corretto fare, una, fare una sorta di premessa rispetto al contesto all'interno del quale ci si muove per poi evitare Diciamo di dover rendicontare degli aspetti tra virgolette che, 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 che possiamo dare per scontato. Grazie mille. Prego. Apro un attimo anche la chat, che abbiamo allora il limite dei 750 che definiscono il phasing è calcolato su ULA o sulle teste. I migranti rientrano nei gruppi dei lavoratori vulnerabili e o emarginati. Può chiarire la differenza tra obiettivo relativo e assoluto? Allora. Qui magari proviamo a riprendere le, le definizioni. Sì. E vediamo se... Gli standard, se gli standard ci aiutano a rispondere a qualcuna di queste di queste domande. Io nel frattempo, giusto per fare anche un, un recap <ride> e rispetto alle informazioni diciamo condivise da, da Lidia, eh, anche per provare a dare una, una lettura un po' più sintetica rispetto allo standard, allo standard S1. Un po' diciamo a come vanno, vanno poi interpretati e applicati questi standard in termini di rendicontazione. Noi partiamo al net, ovviamente, degli standard che vedevamo nella prima puntata, quindi quelli obbligatori. Partiamo da un concetto di analisi di materialità. Quindi, lo step numero uno prevede l'identificazione dei cosiddetti IRO, quindi impatti, rischi e opportunità legati alle varie tematiche. Le tematiche, eh, diciamo, fanno riferimento a quel tabellino che vedevamo prima, quindi l'elenco dei topic, dei subtopic legato all'S1, quindi lo step numero uno è eh... Prevede che l'impresa individui, ad esempio, se genera un impatto positivo o negativo rispetto, non so, al tema, al subtopic della diversity o al subtopic che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro. Ecco, nel momento in cui vengono definiti questi impatti, e questi impatti risultano materiali dal processo di analisi di materialità, lo standard S1 richiede. Per ognuno di questi impatti, poi in realtà si può ragionare anche in termini, come dire, di, di subtopic o sub subtopic, quindi fare un ragionamento un po' più aggregato, per ognuno di questi impatti, di andare a, a eh, rendicontare quelle che sono le politiche con gli MDR che vedevamo poc'anzi, quindi con le caratteristiche diciamo che queste politiche devono avere, le azioni. E anche qui con una serie di caratteristiche da rendicontare i target e le metriche dove ovviamente target uh, e metriche fanno riferimento solo ad alcuni specifici temi come insomma vedevamo prima la diversity uh, e la salute la salute e sicurezza rispetto ag agli altri standard quindi ad esempio quelli ambientali lo standard sociale richiede non solo le politiche, le azioni, i target e le metriche, ma anche, come abbiamo visto, poi i processi di coinvolgimento dei dipendenti. Ma diciamo che questo è trasversale per tutti gli standard sociali, quindi lo chiederà anche sulle comunità interessate, sui, sui clienti, sui lavoratori della Chain e i meccanismi messi in campo da, dall'impresa, oppure i canali, diciamo, gli strumenti messi in campo dall'impresa per in qualche modo. Fa, Gestire quelli che sono gli impatti, gli impatti negativi. Quindi appunto ricapitolando, step numero uno si vanno ad identificare quelli che sono gli impatti, i rischi e le opportunità materiali rispetto alle tematiche di dettaglio del, dello standard S1. Per ognuno di questi impatti, o comunque aggregato di impatti, diciamo sub-sub-sub-topic, si sì, eh, vanno a rendicontare quelli che sono le politiche, le azioni, i target, le metriche, i meccanismi di coinvolgimento della forza lavoro propria e eh, diciamo, i presidi messi in campo per andare a rimediare, a mitigare quelli che sono gli impatti, gli impatti negativi. Ecco, questo è un po' in estrema sintesi la lettura da, da dare poi allo standard S1 e in generale a tutti gli standard, gli standard sociali. Poi non so se Lidia avevi recuperato qualche, qualche dettaglio, o in alternativa poi insomma andiamo, andiamo avanti e rispondiamo dopo a tutte, a tutte le domande. Dimmi tu, eh. Non ti Lidia, sentiamo. non ti sentiamo? Intanto Adesso ne approfitto esiste. che vedo che in chat arrivano anche richieste di materiale. Se eh, noi abbiamo sempre inviato dopo gli incontri tutto il materiale, se qualcuno avesse perso parte eh, dei materiali ci può scrivere in modo che così poi possiamo inviarlo. Vai Lidia. Grazie. No, allora, rispetto al tema della, della vulnerabilità, eh, in realtà lo standard non... In questo caso non specifica scusate, riprendo un attimo la, la domanda: non specifica nel dettaglio cosa o cioè chi scusate chi eh, quali siano appunto le, le persone da considerare come vulnerabili. Quindi in questo caso eh, anche qui mh, a, a logica, poi insomma, bi bisognerà vedere appunto le, le prime le prime rendicontazioni. Eh, starà un po' all'impresa definire la, insomma, i soggetti eh, ritenuti vulnerabili sulla base delle, delle circostanze in questo senso appunto a livello di, eh, di specificità di, di, di definizione lo standard non, non ci specifica il, il, eh, appunto la, la, la definizione eh, rispetto ai 750 eh, allora anche in questo caso mh, non ci sono dettagli specifici cioè 750 dipendenti come vengano calcolati eh, tendenzialmente si fa riferimento ad FTE nello standard mm, quindi anche in questo caso non eh, almeno poi eh, ci riserviamo comunque di di rispondere eh, anche con, eh, con maggior dettaglio, appunto, successivamente, però non, eh, non fornisce dettagli, dettagli specifici. Eh, rispetto, appunto, a, a, al salario adeguato, allora la metodologia è appunto eh, ad oggi, cioè considerate che appunto dovrebbe entrare in vigore eh una direttiva specifica, cioè anche l'Italia dovrebbe recepire uh, la direttiva rispetto appunto al, al salario uh, minimo. Ad oggi quello che lo standard ti chiede di fare uh, è per chi la conosce un po' simile a quello che viene alla richiesta anche della, della PDR 125, cioè chiede sostanzialmente di Uh, fare una sorta di confronto tra quello che è il salario minimo che l'impresa applica escludendo appunto tirocini uh, con il salario minimo che viene, che viene applicato da altri stati uh, simili appunto allo stato in cui ci, ci, ci si trova quindi è una sorta di, di confronto tra uh, le tipologie di, di salari anche in questo caso Diciamo che eh, è sempre un po' da tenere a riferimento, come accennava anche Alberto, al fatto che lo standard poi sarebbe appunto applicabile, uh, cioè è pensato per uh, imprese anche multinazionali. Per cui va considerato da un punto di vista comunque ampio e anche nel, insomma, nel, caso, nel caso nazionale uh, va, va un po' specificato appunto il contesto in cui si, si applica. Allora, per essere in obbligo CSRD, confermate che è necessario superare due delle tre condizioni, ma devono essere superate per due anni consecutivi. Allora, qui non so, Albe, se, se vuoi rispondere, no, non mi rispondo per due anni consecutivi. No, 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 basta, diciamo che. Per l'anno di rendicontazione di riferimento siano superate queste, queste soglie. Va bene dai, io comunque, visto anche che sono le 12:20, abbiamo ancora un po' di contenuti da, da condividere. Andrei avanti, poi le, le domande eh, diciamo che non abbiamo evaso, vi, vi, rispondiamo, vi rispondiamo post, post workshop. Ok, lascio la parola a Francesca. Francesco, non so se appunto volete per questa piccola pausa pre S2, S3, S4. Va bene, allora approfittiamo in questo momento. Volevamo veramente eh, avere un attimo di attenzione da parte vostra. Abbiamo deciso di farlo un attimo e mezzo. In realtà, poi sono arrivate tantissime domande, quindi è stato anche un po' uno stacco. E per mantenere un po' anche l'attenzione alta, mm, essendo l'ultimo workshop che faremo su queste tematiche, eh, vorremmo in qualche modo avere dei vostri suggerimenti e dei vostri feedback rispetto a come poter continuare, come dicevo all'inizio, ad approfondire sia la SSRD, SRS, sia altre tematiche, ovviamente relative alla sostenibilità, che pensiate possano essere importanti e ehm, strategiche. Quindi trovate eh, Mentimeter sul quale potete inserire il codice oppure inquadrare il QR code, che è più semplice con questa domanda, in modo che così magari vi lasciamo un paio di minuti per rispondere e poi potranno essere sicuramente delle indicazioni che ci portiamo, eh, che analizzeremo per poi strutturare eh, un, un continuum insomma, di, di percorso di approfondimento informativo-formativo che, che potrà essere quindi importante e essenziale. Scusate, quindi se, se ho capito bene, mh, proprio mh, tematiche, mh, temi e spunti, mh, diciamo, per continuare questo percorso esatto, eh, relativo recesto. a questa, ok. okay, okay. Sì, 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 esatto. Relativo a questo anche altri spunti, cioè se... Mi dire, eh, immaginate che ci siano anche altri richieste di approfondimento rispetto anche a altre tematiche relative ovviamente al panorama della sostenibilità e a tutto quello che le imprese e cooperative devono affrontare, quindi anche eventuali eh, suggerimenti da parte vostra, insomma, siano, siano benvenuti, anche per tarare un po' sempre più un supporto associativo che vada un po' in questa direzione. Non li discuteremo adesso, quindi ovviamente se, insomma, è prezioso raccogliere, potete mettere in chat il link per accedere, quindi sì, Dovrà... lo sì, essere, inserito? sì, è lo stesso di prima, eh. se, non so se provo un attimo a ricondividermelo. Sì, il link è in chat ed è lo stesso che è stato mandato all'inizio, adesso Lidia l'ha ricondiviso. Ok, ovviamente, poi potete anche mandarci delle email, insomma, eh, suggerimenti. Quindi, non è che dobbiamo esaurire la tematica adesso. Tra l'altro, poi anche con i lavori della task force, insomma, stiamo cercando veramente anche di inquadrare quali sono ovviamente le, le esigenze. Vedo che continuano ad arrivare delle domande. Io direi, però, a questo punto, eh, magari andiamo avanti. E poi proviamo a ritagliare qualche minuto alla fine alle domande. Se non dovessimo riuscire a esaurire con questo workshop tutte le risposte, non vi preoccupare che poi le, eh, le possiamo mandare, insomma, le possiamo inviare. Però proviamo, come dire, a fare un po' il tutto. Ok, dai, proseguo magari appunto in maniera un po, più, un po' più celere. Allora, rispetto all'S2... Eh... Come ci dicevamo, di fatto lo standard mh, è speculare rispetto all'S1, ma appunto viene poi applicato ai lavoratori nella catena del valore. Mh, anche qui vi abbiamo riportato le definizioni, quindi lo standard in questo, in questo caso ci aiuta un po' a definire. Uh, cosa in si intende per catena del valore, lavoratori nella catena del valore e gli attori nella catena del valore? Nel caso specifico del lavoratore nella catena del valore, si intende appunto la persona che svolge un lavoro all'interno appunto della catena del valore dell'impresa, uh, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale uh, con essa o dalla natura di, di tale rapporto. Quindi, uh, appunto, i fini degli esaresi, i lavoratori nella catena del valore. Sono uh, di fatto tutti i lavoratori uh, a monte, che appunto uh, si presentano a monte e a valle dell'impresa, uh, su cui però quest'ultima produce o può produrre impatti, impatti rilevanti. Uh, rispetto ai lavoratori nella catena del valore vedete che è molto più semplificato diciamo in termini di obblighi di normativa semplificato in realtà cioè a livello anche proprio quantitativo vedete che abbiamo cinque obblighi di informativa uh, che in realtà uh, di fatto escludono uh, tutta la sezione uh, relativa a target e metriche per cui uh, la disclosure che riguarda i lavoratori nella catena del valore Rimane diciamo più eh, in termini eh, qualitativi e riguarda però eh, come appunto nei, negli standard precedenti le modalità eh, di gestione di impatti rischi opportunità rilevanti che l'impresa appunto ha individuato rispetto alla propria catena del valore che viene appunto coinvolta all'interno dell'analisi dell'analisi di materialità anche qui mi ripeto ma ehm, perché appunto è, è in continuità con quanto ci siamo detti fino adesso, uh, viene richiesto a livello appunto di strategia di rendicontare come sono stati uh, coinvolti i portatori di interesse e diciamole um, come sono stati poi recepiti i feedback degli stessi a livello di strategie, obiettivi di gestione e, e politiche dell'impresa. Uh, quindi appunto rispetto a S2 abbiamo cinque eh, obblighi di informativa che riguardano eh, le politiche. I processi di coinvolgimento dei lavoratori, i processi di rimedio degli impatti negativi, eh, gli interventi appunto su impatti rilevanti, quindi tutto ciò che riguarda appunto le, le azioni e gli obiettivi legati alla gestione degli impatti. Quindi vedete che di fatto eh, riguarda appunto i primi, i primi cinque obblighi, eh, similmente appunto a quanto visto in S1. Quindi eh, anche qui eh, abbiamo, abbiamo il phase-in per le imprese che hanno meno di 250 dipendenti, in questo caso un phase-in di, di, di due anni. Eh, e appunto vado mh, velocemente rispetto a, appunto, al verticale, vedete che anche in questo caso le politiche con ai lavoratori della catena del valore... Riguardano principalmente i diritti umani, quindi tutti diciamo, gli impegni, i meccanismi di monitoraggio e la correlazione con le linee guida eh, dell'ONU, dell'OIL dell e dell'OX rispetto appunto ai appunto le tematiche connesse ai diritti umani uh, e anche in questo caso il dettaglio che viene richiesto riguarda appunto il rispetto del, del diritto umano, il coinvolgimento dei lavoratori e le misure messe in campo per porre per porre rimedio e anche in questo caso vedete che si fa comunque sempre riferimento appunto a linee guida internazionali che ci aiutano un po' ad inquadrare il, um, il tema dei, dei diritti umani. Uh, come ci dicevamo in apertura. Uh... Se appunto l'informativa, quindi la politica che vedavamo in S1 è applicata anche alla value chain. In questo caso, noi possiamo eh, a livello di disclosure, appunto, fare riferimento alla politica che abbiamo citato in S1 e quindi, diciamo, avere eh, come dire, la, la possibilità anche, appunto, quella di avere un'unica politica che poi venga applicata eh, in senso eh, a livello trasversale sia sulla forza lavoro propria che negli altri, negli altri lavoratori connessi appunto alla catena del valore. Eh, anche qui mh, davvero non mi soffermo perché i concetti sono gli stessi che abbiamo visto in precedenza. Eh, di fatto viene richiesto all'impresa di rendicontare, di comunicare eh, come eh, vengano recepiti i feedback rispetto appunto ai lavoratori lungo la value chain. Uh, e come gli stessi appunto possano orientare le, le decisioni, le decisioni dell'impresa. Dell a livello appunto volontario, poi, uh, o meglio, viene richiesto appunto anche se e come vengono coinvolti, uh, un po' davvero come, come per, uh, per S1, però riferito appunto alla, alla value chain. Anche in questo caso, vedete poi appunto quando vi condividiamo le slide avrete gli esempi di dettaglio, però. Vedete appunto nel box che viene riportato la tipologia di stakeholder che è stato coinvolto e, eh, e le, le modalità appunto con cui, con cui sono, stati, sono stati ingaggiati eh, gli stakeholder di riferimento. Eh, come per S1, anche qui il processo che viene richiesto è quello appunto messo in campo dall'impresa per porre rimedio agli impatti negativi e ai canali, quindi anche in questo caso viene chiesto appunto di dare disclosure rispetto ai canali specifici messi e attivati dall'impresa per, um, per le segnalazioni e ovviamente anche in questo caso tutto il processo che va sia da, cioè dalla dal canale alla segnalazione alla gestione delle segnalazioni. Mm, ecco, in questo caso parliamo appunto dell'attuazione degli interventi eh, che l'impresa eh, attiva appunto per gestire gli impatti rilevanti lungo la catena del valore, impatti rischio-opportunità lungo la catena del valore e viene chiesto appunto uh, all'impresa di descrivere azioni, le azioni che appunto attiva per prevenire e mitigare e porre il rimedio a, a, agli iro uh, e chiede appunto di specificare come uh, l'impresa eviti di causare impatti negativi e gestisca appunto i rischi uh, relativi ai uh, rischi rilevanti e appunto le opportunità rilevanti derivate da, da, da materialità. Uh, comunica infine problemi incidenti gravi indicandone le risorse appunto assegnate per, uh, per gestirli um, rispetto appunto all'ultima uh, all appunto richiesta di disclosure anche in questo caso uh, si fa riferimento ad obiettivi uh, che l'impresa uh, si pone per appunto uh, gestire impatti, rischi e opportunità. In questo caso chiaramente si entra più nel merito del, uh, di aspetti quantitativi, per cui si richiede appunto all'impresa di, uh, di indicare uh, il processo messo in campo per appunto, definire gli obiettivi, uh, e Quindi dare disclosure degli obiettivi prefissati, il monitoraggio delle prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi e ehm, l'individuazione appunto di, dei miglioramenti. Um, infine può specificare, può indicare eh, i risultati specifici da ottenere appunto per, per i lavoratori, la stabilità degli obiettivi nel tempo, i principi e impegni su cui si fondano gli obiettivi. Anche qui vedete a livello esemplificativo, eh, ci sono, cioè gli obiettivi sono, uh, sono sì, quantitativi, ma riguardano principalmente vedete, ad esempio, l'adesione la, la, al, al codice di condotta dei fornitori dell'impresa, che quindi ci, si può porre appunto come obiettivo quello che tutti i fornitori aderiscano al codice di condotta, piuttosto che uh, la definizione di assessment o di audit sulla propria. Sulla propria catena di fornitura, quindi ci si può porre obiettivi appunto connessi alla, eh, agli audit sulla, sulla stessa, eh, o insomma eh, altri, obiettivi, eh, altri obiettivi, obiettivi simili. Quindi vedete che rimangono comunque degli obiettivi, appunto eh, di livello leggermente diverso chiaramente rispetto a quelli eh, previsti da, per, per S1. Vado velocemente su comunità interessate eh, e appunto consumatori e utilizzatori finali. Mh, il tema delle comunità interessate riguarda eh, diritti economici, sociali e culturali delle comunità, i diritti civili e politici delle comunità e eh, anche i diritti dei popoli indigeni, quindi ri facciamo riferimento ad alloggi adeguati, alimentazione adeguata, acqua e servizi eh, igienico-sanitari, impatti legati al territorio, impatti legati alla, alla sicurezza come anche eh, appunto eh, libertà di espressione, libertà di associazione, impatti connessi ai diritti umani eh, e appunto poi altri diritti connessi ai popoli indigeni, di, ad esempio, autodeterminazione, diritti culturali, eccetera. Qui, eh, come, di, di nuovo, un po' come, come dicevamo anche, anche prima, chiaramente si fa riferimento ad uno standard che viene applicato anche ad imprese. Eh, appunto produttive multinazionali eh, quindi anche questo standard è sottoposto a materialità evidentemente ci saranno quindi delle tematiche che come dire potrebbero risultare non applicabili nel, nel contesto di riferimento in cui ci stiamo muovendo noi e altre che invece potrebbero invece risultare, eh, risultare rilevanti e materiali come ad esempio potrebbero essere gli impatti legati al territorio Differentemente per quello che riguarda ad esempio i popoli indigeni, che potrebbero appunto risultare non rilevanti qualora non ci fossero delle attività eh, che interessano in qualche modo eh, questa tipologia di popolazioni, quindi a livello appunto internazionale. Anche qui mh, davvero due parole rispetto ai, ai termini eh, e alle definizioni, con comunità interessate, eh, si fa riferimento a Persone e gruppi che diciamo, vivono, lavorano nell'area in cui, ehm, appunto in cui eh, si muove anche l'impresa e che sono eh, interessati o potrebbero essere interessati dalle operazioni dell'impresa. Eh, quindi si intendono di fatto. Uh, le comunità che vivono appunto in prossimità delle sedi in cui l'impresa opera, quindi comunità locali, ma anche comunità che possono essere appunto più distanti, ma in un qualche modo uh, coinvolte dalle attività dell'impresa. Quindi uh, anche in questo caso vabbè, si fa riferimento al alle comunità interessate anche per uh, popoli indigeni che possono subire effetti da parte appunto della, delle attività dell'impresa. Uh, nel caso appunto delle comunità interessate abbiamo anche, uh, ci, abbiamo anche in questo caso i cinque obblighi di informativa, uh, ovviamente come dicevamo prima anche comunità interessate è, scusate il gioco di parole, ma interessato dalla, mh, dalla disclosure rispetto a, agli interessi, quindi alle ai feedback rispetto appunto all'interlocuzione con i portatori di interesse e come gli stessi feedback sono stati eh, utilizzati per indirizzare politiche, eh, azioni e obiettivi. Eh, anche in questo caso noi abbiamo appunto cinque obblighi di informativa eh, che vedete essere comunque molto simili ai precedenti per cui abbiamo le politiche relative alle comunità interessate, i processi di coinvolgimento delle comunità interessate Processi per porre rimedio a impatti negativi e appunto canali che consentano alle comunità di esprimere preoccupazioni, e poi abbiamo due, te due, due tematiche connesse: la prima alle azioni, quindi agli interventi, e la seconda agli obiettivi eh, legati appunto alla gestione degli impatti negativi. Quindi vedete che anche qui è molto simile alla, alla precedente. Uh, anche qui abbiamo il, il phase in per uh, le imprese con meno di 750 dipendenti di due anni, quindi come per S2. Uh, rispetto diciamo ai, ai dettagli, ma anche qui vado, vado davvero veloce perché poi il concet i concetti sono un po' quelli che che ci dicevamo, quindi ovviamente nel caso della politica, la politica è relativa a, alla gestione appunto di impatti, rischi e opportunità rilevanti eh, connesse appunto alle comunità, alle comunità interessate, quindi all'interno del, della politica viene chiesto di descrivere i propri impegni eh, rispetto appunto alla tutela dei diritti umani, eh, i, i processi e i meccanismi atti appunto a monitorare il rispetto delle linee guida delle linee guida internazionali eh, e appunto eh, diciamo le, 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 se e come le politiche sono diciamo appunto conformi a livello internazionale in che misura eh, sono diciamo eh, vengono segnalati i casi di, di inosservanza dei, dei principi anche qui eh, la politica come ci dicevamo in precedenza può Magari essere un'unica un politica che includa appunto tutte le informazioni richieste da, dagli standard, dagli standard sociali e può esserci appunto un richiamo nelle, nelle diverse sezioni della, del report. Anche qui davvero molto molto velocemente, però il concetto è lo stesso mh, che vedevamo in precedenza. Quindi eh, la richiesta che lo standard fa è appunto quella di indicare. Uh, se e come i punti di vista delle comunità interessate che sono state, ehm, che sono state eh, coinvolte orientino le decisioni dell'attività. Dell Uh, quindi viene chiesto sostanzialmente se è previsto il coinvolgimento, le fasi in cui avviene, la frequenza, uh, la responsabilità operativa poi della, appunto della messa a terra del, degli esiti. Quindi un po' quello che appunto viene chiesto nel, negli standard precedenti. Uh, qui appunto vi abbiamo riportato a titolo esemplificativo uh, un, un esempio appunto di, di impresa che rendiconta in S3. Vedete che sostanzialmente uh, la, la spiegazione nel lato, appunto, lato sinistro è principalmente qualitativa e va appunto a rendicontare uh, le modalità di ingaggio con le comunità interessate rispetto appunto agli, agli, impatti, agli impatti generati. Uh, qui appunto il uh... Il passaggio riguarda anche in questo caso processi per porre il rimedio e canali, eh, canali che consentano appunto di esprimere preoccupazioni. Anche in questo caso di fatto le richieste sono molto simili, nel senso che eh, si va a specificare eh, l'approccio generale, i processi eh, appunto di, di rimedio, laddove si riscontrino degli impatti eh, negativi rilevanti verso le comunità interessate e anche le modalità con cui l'impresa valuta l'efficacia del rimedio. E uh, appunto anche in questo caso, uh, la segnalazione di eventuali canali specifici in cui uh, le comunità possano, quindi le, le persone coinvolte, possano uh, esprimere preoccupazioni ed esigenze rispetto appunto alla, mh, a, a, alla, mh, agli impatti, agli impatti che, che, che subiscono o possono subire. Um, anche in questo caso, poi, vabbè, si parla, come, come precedentemente, dei, dei processi attraverso i quali l'impresa sostiene la disponibilità dei canali e il metodo con cui controlla, monitora e gestisce eventuali, uh, eventuali uh, appunto segnalazioni. Stessa cosa per quanto riguarda le azioni, nel senso che anche in questo caso uh, l'impresa va a. a a dare disclosure di fatto di come interviene per fronteggiare appunto gli impatti rilevanti per le comunità interessate. Eh, anche in questo caso si parla principalmente di, eh, diciamo di, di descrizioni di processi che possano essere utili per l'individuazione delle azioni necessarie e idonee per la risposta agli impatti negativi, quindi devo dare disclosure appunto del procedimento con cui sono, eh, sono arrivato a definire delle azioni per, per diminuire o mitigare gli impatti negativi o appunto azzerarli e l'approccio di, di intervento eh, per specifici impatti negativi rilevanti, quindi le modalità con cui eh, intervengo per la diminuzione del, degli stessi. Rispetto agli obiettivi, anche in questo caso eh, l'impresa è chiamata appunto, ad indicare eventuali obiettivi temporali eh, e orientati appunto, ai risultati che siano connessi alla riduzione degli impatti negativi verso le comunità interessate o, appunto, a, e, o al potenziamento degli impatti positivi sulle stesse. Uh, L'ultimo punto chiaramente riguarda anche la gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti rispetto appunto alle, alle comunità. Anche in questo caso viene chiesto appunto una disclosure rispetto al processo che l'impresa ha attivato per fissare gli obiettivi, uh, specificando se ha interagito in maniera diretta con le comunità interessate o attraverso rappresentanti o appunto delegati di fiducia che siano a conoscenza delle situazioni. Uh, appunto delle situazioni delle, che intervengono sulle, sulle comunità. Eh, quindi questo appunto anche rispetto, rispetto agli obiettivi. Ultimo, ultimo tema vado veramente veloce sulla, sui consumatori e utilizzatori finali. Qui eh, c'è un tema connesso principalmente a ehm, alle informazioni per i consumatori, quindi è un tema di, di privacy, di libertà di espressione e di accesso a informazioni di qualità. Quindi parliamo anche di, uh, per, insomma, per, per le, le imprese produttive, anche di, di, di etichettatura uh, della, e di, quindi di coerenza tra uh, l'etichetta del prodotto e il prodotto che viene acquistato da parte appunto dell'utilizzatore finale e tutto ciò che riguarda appunto la sicurezza personale dei consumatori. Quindi, Salute e sicurezza, sicurezza della persona, protezione dei bambini, anche in questo caso, cioè se ragioniamo ad esempio su tutto l'ambito eh, appunto eh, connesso ad esempio a, ad imprese alimentari, abbiamo tutto un tema di salute e sicurezza della persona e del bambino che potrebbe risultare appunto, appunto materiale. Uh, L'ultimo sottotema riguarda l'inclusione sociale dei consumatori e degli utilizzatori finali, qui non entro appunto nel merito di ogni sott sott sottotema, però l'impostazione vedete che di fatto è la stessa, per cui vengono richieste politiche relative ai consumatori e utilizzatori finali per appunto la gestione di impatti, rischi e opportunità, il processo di coinvolgimento degli consumatori e utilizzatori finali, i processi per porre rimedio agli impatti negativi e i canali Uh, per esprimere preoccupazioni, poi tutto, uh, tutto ciò che riguarda appunto le azioni, quindi gli interventi uh, per la gestione degli impatti rischio e opportunità e gli obiettivi legati uh, appunto a, al miglioramento degli impatti positivi e mitigazione degli impatti negativi. Anche in questo caso abbiamo phasing di due anni appunto su, sull'S4. Uh, niente, qui appunto vi, vi abbiamo lasciato le, i, i termini e le definizioni quindi cosa si intende con consumatore, con utilizzatore finale, eh, utilizzatori e consumatori vulnerabili o emarginati. E' appunto un esemplificativo. Io qui, eh, anche in questo caso, mi, mi, mi fermo, anche perché dato sono i 45, quindi mi fermo, lascio, lascio la parola a voi e non so, anche Alberto, se vuoi integrare e, insomma, rispetto a questi temi. Allora io direi, magari possiamo intanto chiedere se hanno domande su queste altre, altre parti e nel frattempo riprendere, eh, se siete d'accordo, le domande che erano rimaste ancora in evase. Non so se vuole intervenire Alberto, facciamo rifiutare un attimo Lidia. <ride> Ma sì, allora vedevo una domanda sull'S116. Uh, quel... Allora, rispetto a questa domanda direi che uh, bisogna prendere la stessa categoria. <coughs> quindi la risposta sì, altrimenti si andrebbero a paragonare delle, delle categorie diverse, quindi diciamo il rapporto non avrebbe... Lo stesso, non sarebbe non sarebbe coerente, diciamo, rispetto alla, al genere. Bene, nel frattempo, poi se volete anche intervenire con la voce, sentendo anche il microfono e non solo leggere in chat le domande, potete anche magari alzare la mano, penso che lo permetta, Teams, no? Sì, in integro solo un attimo Uoma. rispetto all'S1.16 che, uh, appunto, in, in realtà cioè, chiede di fatto un complessivo, quindi la differenza percentuale di retribuzione lorda uh, uomini e donne, indipendentemente da, da, dal ruolo, cioè nel senso il paragone è sul totale in questa, almeno in questa, in questo momento l'interpretazione è data, appunto, uh, sul totale dei dipendenti, quindi non c'è più una differenziazione come per GRI di, di ruolo, di, di, cioè il paragone non, lo fa, non si fa su impiegati o su quadri, ma complessivo. Ok, mi sembra che con questo scusate, abbiamo. Risposto... Ah, scusate, sì. Eh, sì, Lidia, scusami, eh, ho fatto io la domanda e volevo capire: quindi, per complessivo, cioè tutti i dipendenti sono? Sì. Non mi torna. Mm. Quindi, se sono dipendenti, nel senso a livello: parlo della mia azienda, ovviamente, siamo tutti inquadrati come dipendenti con mansioni da ufficio, insomma, è difficile, ci sono tutte e, in quindi in quel caso lì, quindi l'attribuzione lorda media totale dell'azienda. Sì, che... esatto. Poi il calcolo può essere, cioè per, mh, si fa, allora c'è anche appunto su S1 la, la, la specifica formula, adesso la... Sì. la riprendo magari un attimo, però viene calcolato sempre su base FTE, chiaramente, e... ma la richiesta appunto è del, del totale. Adesso l'avevo segnata anche nella slide, ma giusto per... Per completezza sì. Allora, sì, sì, il calcolo è sempre il passaggio sui desirai poi sì. Eh. sì sì no ma infatti vi, vi ricondivido un attimo perché la formula ce l'ho nella slide poi viene viene specificata anche all'interno appunto dello standard allora datemi un secondo solo 16. Allora ve la condivido. La formula che viene condivisa dallo standard. Ecco, scusate: è questa, questa che vedete in nota bene. Praticamente per il calcolo del gender pay gap si include la retribuzione oraria lorda di tutti i dipendenti e la formula da applicare è retribuzione oraria media lorda dei dipendenti uomini meno la distribuzione oraria lorda delle dipendenti donne diviso la retribuzione media oraria lorda dei dipendenti uomini per cento, quindi ti viene cioè poi il calcolo appunto un calcolo percentuale di gender pay gap complessivo. Benissimo, grazie mille. Prego. Bene avete altre domande? Anc abbiamo ancora qualche piccolo minuto nel frattempo tanto per assicurarvi diciamo che abbiamo ricevuto via email le richieste di Davide, Elisa, Andrea e Guido che quindi poi risponderemo quindi mandando materiale poi quello che ci avete anche richiesto e anche di Marco. Nel frattempo approfittate di questi ultimi minuti prima di lasciarci. Se ci sono altre domande? Io volevo fare una domanda logistica per venerdì: eh, se è cambiato qualcosa alla luce della situazione climatica, oppure se quindi verrà attivato un link online oppure no. Allora, no, purtroppo tutta la biennale è praticamente pensata in presenza. Quindi saremo tutti intanto vero si svuoterà qui l'ufficio di Roma, andremo tutti in blocco. A Bologna eh, abbiamo colleghi che stanno viaggiando da e verso l'Emilia Romagna a partire da, da oggi. Per adesso è stato ripristinato praticamente tutto e anche in centro città. Poi bisogna vedere ovviamente il meteo dei prossimi giorni. Insomma, quindi però, incrociando le dita, speriamo che non ci siano ulteriori disagi e quindi, insomma, è tutto confermato in presenza. Sicuramente il panel della sostenibilità non prevede. Interventi da, da remoto. Eh, C'è stato all'interno della biennale qualche mh, come dire, eh, ecce, ehm, eccezione a partire, insomma, da qualche collega europeo, però per il resto, insomma, credo che sia richiesta proprio anche perché è un bel momento, insomma, anche da condividere in presenza, salvo i cambiamenti climatici, ovviamente. Ecco, eh, Grazie. Prego, Elisa. Altre o altre? Speriamo ancora se qualcuno si fa avanti. Sono tutti affamati, quindi. Chiedo <ride> anche ai colleghi di SCS se volete aggiungere, completare rispetto anche alle domande che erano emerse. Ma direi che più o meno, poi a netto magari qualche controllo ulteriore che facciamo, che facciamo nel, nel merito, più o meno i, i feedback poi erano stati, erano stati condivisi. Eh, Questa era un po' eh, appunto la, la, la panoramica sugli standard, sugli standard sociali. Poi, insomma, come avete visto, ci siamo focalizzati principalmente su, sull'S1, eh, dove diciamo le... le, le... I requisiti di in informativa, anche i data point sono molto numerosi, come avete visto, un po' come per, per le 1, no? quindi rappresenta di sicuro uno standard molto, molto importante per la nuova, per la nuova direttiva. È importante, diciamo, il, con la, la, la logica da, da applicare per leggere questi standard, soprattutto poi l'S2, l'S3 e l'S4, ovvero. Prima, prima, primo step ad andare ad identificare eh, gli IRO connessi a i sottotemi, ai sotto sottotemi o ai sottosottotemi e qualora poi questi impatti, questi rischi o queste opportunità dovessero in qualche modo accendere un determinato, un determinato aspetto, un determinato sottotema o sotto sottosottotema, ne consegue poi tutta la rendicontazione sempre nella logica appunto di politiche, azioni, target metriche. E per i standard sociali c'è questa diciamo peculiarità aggiuntiva eh, rispetto ai processi di coinvolgimento degli stakeholder, quindi dei dipendenti per l'S1, dei lavoratori della, della value chain per l'S2, comunità S3 e clienti S4, e poi eh, i meccanismi messi in campo quindi con diciamo connessi anche a, a, allo standard che si vedeva nelle prime puntate sulla due diligence i meccanismi messi in campo per mitigare impatti negativi o comunque per dare la possibilità agli stakeholder di segnalare eventuali, eventuali criticità questo diciamo in estrema sintesi la lettura di questi, di questi standard poi insomma vi manderemo tutti, tutti i materiali eh gli standard stessi hanno, diciamo, sono strutturati con un corpo principale, poi con degli annex dove ad esempio rispetto anche allo standard che commentavamo prima, eh, ls 116 16 vi sono dei dettagli, dei dettagli ulteriori, eh, quindi insomma sono un po' poi da, da approfondire ulteriormente, ma per eventuali anche questioni, dubbi o considerazioni restiamo, restiamo a disposizione. Perfetto, grazie. Eh, grazie ad Alberto, grazie anche a Lidia e grazie anche a tutti voi per la partecipazione. Vi stiamo inserendo in chat il programma della Biennale. Mi raccomando, eh, si, bisogna iscriversi perché si può entrare solo con un QR code per una questione di sicurezza. E per cui, se avete intenzione di partecipare all'interno del programma della biennale, che come vi dicevo sono due giorni, il pane della sostenibilità è il 25 mattina dalle 11.30 a luna nel Salone Re Enzo, Palazzo Re Enzo a Bologna. Ovviamente vi aspettiamo e, e niente, appena concludiamo, diciamo. Eh, oggi questa giornata poi vi manderemo come al solito nei prossimi giorni tutto il materiale e cercheremo poi anche di raggruppare tutto il materiale dei quattro eventi per poi renderlo fruibile adesso poi verificheremo il nostro interno e, però se avete appunto come altri colleghi hanno già richiesto parte del materiale che non vi è pervenuto fatecelo sapere che ovviamente ve lo, ve lo giriamo Grazie a tutti e a tutti e grazie ancora ovviamente a, a Lidia e Alberto per questa loro presentazione. Mi dispiace che adesso non avremo il piacere di, di mangiucchiare qualcosa insieme, però ci vedremo a Bologna. Esatto. Grazie a tutti e a tutti, a presto. A grazie, Grazie, grazie a a buona giornata. Buona giornata. Ciao, ciao a venerdì. A tutti. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti.